Il prestito personale è un prestito non finalizzato all'acquisto di un bene o di un servizio. Questa è la principale caratteristica e questo determina anche un costo maggiore di questo tipo di prestito rispetto ai prestiti al consumo. Gli importi che si possono richiedere variano da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 30.000 euro. La durata di restituzione può variare da un anno ad un massimo di 10 anni. La rata verrà pagata dal cliente attraverso l'addebito sul suo conto corrente oppure attraverso dei bollettini postali. Per poter richiedere questo prestito occorre avere una serie di requisiti. Requisiti anagrafici, quindi l'età del richiedente dovrà essere compresa tra i 18 e i 70 anni. Requisiti reddituali, dimostrare di poter pagare il prestito attraverso la presentazione di alcuni documenti, il CUD per i dipendenti, i bollettini della pensione per i pensionati, il modello unico per il lavoratore autonomo. Ma una valutazione molto importante sarà anche l'affidabilità creditizia, quindi la finanziaria verificherà la rischiosità di questa richiesta attraverso l'accesso alle banche dati. L'ultima valutazione, ma non meno importante, è una valutazione interna che ogni finanziaria fa in base a propri parametri, a specifici parametri personali della finanziaria. È il credit scoring. Questo permetterà di attribuire a quel soggetto un valore, un voto, che determinerà se deliberare o meno il prestito. Ciò significa proprio che a parità di soggetto richiedente e di somma richiesta, due finanziarie potrebbero dare due risposte completamente diverse. Una potrebbe dire di sì, l'altra potrebbe dire di no. Una volta che il prestito è stato deliberato, verrà emesso un contratto che dovrà essere scritto e dovrà essere firmato dal soggetto richiedente. Nel contratto si potranno ritrovare una serie di parametri molto importanti, l'ammontare del prestito richiesto, il TAE, il tasso di interesse, l'ammortamento con indicato il numero delle rate, l'importo della rata e la scadenza della rata, le spese accessorie e le spese assicurative non ricomprese nel TAE.